Viva Maria, Regina di Fatima, tu Regina nostra, Madre di Dio e di Gesù, prega per noi, accogli le nostre preghiere degne se degne. Ave Maria di Fatima, regina del Portogallo, del mondo, noi ti preghiamo, accogli le nostre preghiere, le nostre invocazioni, accogli i nostri preghiere, fai che il Dio e Gesù accogli la nostra preghiera, Regina di Fatima. Di Fatima e del Portogallo, che hai parlato ai due, a tre pastorelli, accogli la nostra preghiera. Accogli, esaudisci, avvocata nostra degli ultimi, tu sei avvocata degli ultimi. Accogli le nostre preghiere, o Regina del Portogallo e della Chiesa universale. Proteggi noi. Proteggi il Papa Francesco, proteggi noi ti preghiamo. Proteggi, o Regina di Fatima, Regina della famiglia, che parlasti a tre pastorelli, Giacinta, Francesco e Lucia, chiedendo la pace al mondo intero. Regina, tu sei dei cuori dei credenti, tu sei Regina. Proteggi noi e il Papa e ogni credente. Illumina i sacerdoti, illumina i sacerdoti e i vescovi, proteggi noi figli tuoi, noi ti preghiamo, Regina, che tutto puoi. Guida col tuo amore la tua e nostra Chiesa e il Papa che vive nel mondo evangelizzandolo. Noi ti preghiamo. O Regina del Portogallo, Portogallo, prega per noi. O Vergine benedetta di Fatima, o Regina di perdono, prega per noi e per il mondo intero. Fai che nella nostra periferia, la Locride, nasca un nuovo sogno di fede, un nuovo sogno di speranza, a te, rivolto ai nostri giovani, alle nuove generazioni, alle famiglie, a tutti noi ti preghiamo. Fai sì che la fede nasca
nei cuori, Madonna di Fatima, Regina del Portogallo, Regina dei nostri cuori. Fai che tutti possiamo un giorno mirare il tuo volto. Aiuta il vescovo, aiuta i sacerdoti, le suore e tutti coloro, e i laici e tutti coloro che aiutano la diocesi di Logri Gerace. Fai che nasca un nuovo giardino, più bello, ricco di speranza e di azioni, ricco di speranze ed azioni. Azioni nascenti dalla nostra fede. Proteggi, frate Cosimo, proteggi tutti, noi ti preghiamo. Proteggi i disabili, aiuta i disabili e le loro famiglie. Consola col tuo amore infinito tutti i sofferenti, tutti gli abbandonati, soprattutto gli anziani abbandonati. Noi ti preghiamo, fai sì che nasca una periferia veramente cristiana, veramente. Fai diventare, voglio dire, fai diventare questa periferia veramente una periferia di fede cristiana, che il vescovo abbia la forza, il coraggio di andare avanti senza paure. Aiuti i sacerdoti, soprattutto come dico io, le nuove leve. Le nuove generazioni di sacerdoti, consola col tuo amore infinito, Vergine di Fatima, che qui vieni pregata, onorata con il nome dello scoglio, illustre scoglio. Fai che diventi un faro splendido di grazia santa in una terra dove il crimine, il peccato la fa da padrona. Noi ti preghiamo, ascolta questa preghiera di un laico, di un credente che non la fa per farla, ma la dice con cuore e spera che questa terra sia di esempio per le altre terre diocesane. Proteggi i sacerdoti della diocesi metropolitana e il vescovo Giuseppe Morosini. Noi ti preghiamo. Oh Madonna mia, consola col tuo amore tutti gli afflitti, i carcerati soprattutto. Fai che il demonio venga respinto all'inferno. Noi ti preghiamo. Ti preghiamo. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci
Daggi oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, ma non aggiungi tentazioni, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli e nei secoli. Amen. Eterno riposo nella loro Signore, spenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Eterno riposo nella loro Signore, spenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Eterno riposo nella loro Signore, spenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Madonna di Lourdes, di Fatima, prega per noi e per il mondo intero. Madonna dello Scoglio di Placanica, pregate per noi e per il mondo intero. Viva Maria, Regina di Fatima, tu Regina nostra, Madre di Dio e di Gesù, prega per noi, accogli le nostre preghiere degne se degne. Ave Maria di Fatima, Regina del Portogallo del mondo, noi ti preghiamo, accogli le nostre preghiere, le nostre invocazioni, accogli i nostri preghiere, fai che il Dio e Gesù accogli la nostra preghiera, Regina di Fatima, di Fatima e del Portogallo, che hai parlato ai due, a tre pastorelli, accogli la nostra preghiera. Accogli, esaudici, avvocata nostra degli ultimi, tu sei avvocata degli ultimi. Accogli le nostre preghiere, o Regina del Portogallo e della Chiesa universale. Proteggi noi. Proteggi il Papa Francesco, proteggi noi ti preghiamo, proteggi o Regina di Fatima, Regina della famiglia, che parlasti a tre pastorelli, Giacinta, Francesco e Lucia, chiedendo la pace al mondo intero. Regina, tu sei dei cuori dei credenti, tu sei Regina. Proteggi noi e il Papa e ogni credente. Illumina i sacerdoti, illumina i sacerdoti e i vescovi, proteggi noi figli tuoi, noi ti preghiamo, Regina, che tutto puoi. Guida col tuo amore la tua e nostra Chiesa e il Papa che vive nel mondo evangelizzandolo. Noi ti preghiamo. O Regina del Portogallo, Portogallo, prega per noi.